Siamo in collegamento con Dario Missaglia, presidente nazionale dell'Associazione Professionale Proteo Fare Sapere. E con Missaglia parliamo di una importante circolare, quella di cui si discute in questi giorni, cioè quella con cui il Ministero sta varando il piano estate. La vostra associazione, Proteo, insieme con CIDI, MCE ed AIMCE, ha già espresso un proprio punto di vista su questa operazione. Diciamo che ci è sembrato di capire che è un punto di vista in sostanza positivo, seppure con delle perplessità. Ecco, allora ritorniamo proprio su questo. Dove stanno le vostre perplessità? Cosa c'è secondo voi che non è proprio così buono? Sì, ma guarda Reginaldo, intanto grazie ovviamente per questa occasione di incontro e di approfondimento. Ma il primo elemento di perplessità che per me è pesante è il fatto che questa circolare rappresenta un punto di vista unilaterale, cioè esclusivamente il punto di vista del Ministero. Nasce cioè senza quel confronto preventivo che a mio parere cercherò di argomentarlo. Sarebbe stato necessario, in primo luogo con le organizzazioni sindacali e poi credo anche con l'associazionismo professionale. Perché dico questo? Perché quel limite di unilateralità è un limite pesante, perché la gestione di questo piano che viene varato, è stato varato con questa circolare, sarà una gestione complessa, molto complessa, non priva di rischi. E anche di qualche ulteriore chiarimento e problema sul versante delle risorse finanziarie a disposizione, perché non deve ingannare la cifra del mezzo miliardo a disposizione. In realtà, scavando dentro i meccanismi e la composizione delle risorse, ci si rende conto che gli euro che potranno essere disponibili per le scuole sono in realtà un'entità decisamente più modesta di quanto potrebbe apparire. E anche perché non sono poche le questioni irrisolte e che non chiariscono la natura del provvedimento. Ecco, ci sono alcuni nodi. Cominciamo forse da quello più importante, cioè il nodo di quale dovrà essere il ruolo della scuola in tutta questa operazione. Beh, guarda, il nodo principale è preliminare, cioè di fronte a che cosa siamo? Siamo di fronte a un'operazione parziale, transitoria, emergenziale, cioè questo è figlio di una risposta all'emergenza Covid, o siamo di fronte a un'idea che, mentre dà una risposta a quanto la pandemia ha determinato nei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza che sono stati duramente compressi dalla pandemia, ha però uno sguardo verso il nuovo anno, verso la ripresa, verso quindi una scuola che riparte con un nuovo inizio, facendo tesoro dell'esperienza che ha vissuto. Sono due concezioni molto diverse. Nel primo caso potrebbe sembrare una sorta di ristoro per la scuola. La scuola è stata danneggiata, come tante altre realtà, le diamo un ristoro e risolviamo. Questo, secondo noi, sarebbe un errore micidiale. La scuola non ha bisogno di ristori, la scuola ha bisogno di interventi che siano in grado di rimetterla al centro delle, come ha detto anche il Presidente del Consiglio, di essere la speranza del futuro. E per fare questo occorrono interventi profondi. Nel secondo caso, qualora è questo, allora davvero, come è stato detto e scritto anche nella circolare, questa esperienza dovrebbe essere un ponte verso il nuovo inizio. Ecco, io qui dico attenzione che non sia un ponte verso il baratro, perché se, le decisioni che riguardano l'inizio di settembre non vengono prese da qui a un mese massimo, noi rischiamo di ritrovarci nella stessa condizione drammatica dello scorso anno, in cui abbiamo chiuso le nomine a dicembre con oltre 200.000 supplenze. Hai tirato in ballo una questione importante. Hai detto,
settembre ormai è dopodomani. Ecco, secondo te, sulla base della tua lunga esperienza, tu sei stato anche segretario nazionale di un importante sindacato, cioè della CGIL Scuola, come all'epoca si chiamava, secondo te quali sono i nodi fondamentali da affrontare e da risolvere di qui a settembre per ricominciare in modo decoroso? Citamene due o tre, ecco, non tutti, perché no, i nodi ce ne sono tanti. Sì, no, ma quelli più essenziali sono la stabilizzazione del personale che è in attesa. Era partito un concorso straordinario, la pandemia ha determinato i problemi che conosciamo, però non si può lasciare questo percorso sospeso, va trovata una soluzione e agile, essenziale, che salvaguardi il principio, il criterio concorsuale, ma agile e immediata, perché altrimenti ci ritroveremo un'altra volta con personale ballerino. La seconda è la previsione che si può fare delle necessità dei posti da coprire a settembre per far partire la macchina complessa della scuola e da questo punto di vista procedere subito, sulla base di queste richieste, alla definizione dell'organico necessario. È ovvio che se parliamo di un organico che tenga conto del Covid, come si era detto, quindi delle misure di sicurezza che non saranno certo venute meno e non verranno meno a settembre, quindi di una possibile riduzione o contenimento degli alunni per classe, è chiaro che avremo bisogno di personale e quote di personale che vanno decise ora, perché farlo a settembre significa poi che gli interventi arrivano a dicembre. Va tutto bene, è interessante questo piano, diciamo, con una forte anima pedagogica per dare una risposta alla perdita di apprendimenti e di socialità che i ragazzi hanno patito in questo ormai anno e di più anche di un anno, però se non affrontiamo i nodi veri, i nodi strutturali della scuola, ci troveremo a settembre ad iniziare ancora peggio di prima. E questo sì, devo dire? Certo, rischia di essere una parentesi che si consuma e che non lascia nulla per il futuro, e invece noi abbiamo bisogno che questa sia la ripartenza che inizia ora con una possibilità, usando i tuoi termini, di riaprire, diciamo, un processo di socialità, del ritrovarsi insieme, del curare le ferite che la pandemia ha lasciato nell'infanzia, nell'adolescenza, nel ritrovare anche la motivazione ad apprendere. E deve essere molto chiaro, qui non stiamo parlando di scuola estiva, questa definizione è impropria, nessun genitore manderebbe un figlio a scuola d'estate se dovesse immaginare che scuola vuol dire gli orari del mattino, gli insegnamenti che si sono fatti o si dovevano fare durante l'anno, insomma la scuola che ha sempre conosciuto. Non lo farebbe nessuno. No, questa è un'altra cosa. Qui è l'opportunità che la scuola eserciti la propria capacità progettuale, didattica e pedagogica, individuando appunto nei diversi territori innanzitutto quali sono le risorse che il comune mette a disposizione come spazi, come luoghi, penso alle palestre, ai musei, ai teatri, ai parchi, e poi alle risorse vive, cioè l'associazionismo, il volontariato, le diverse cooperative che svolgono servizi diversi, da quelli di tipo sportivo a quelli di tipo artistico. Ecco, una scuola che fa un progetto e è l'anima di un progetto che può consentire questa ripresa di socialità, che è anche ripresa cognitiva e di capacità di apprendere. Io sono convinto che dentro questo si gioca anche una parte del cosiddetto recupero degli apprendimenti, ma non finalizzata al fare scuola nel senso classico che riteniamo. Dario, tu hai accennato ad un punto molto interessante. Tu hai detto, ma se le condizioni saranno queste, ma chi volete mai che mandi i propri figli alla scuola estiva? Guarda, questo purtroppo è proprio un dato che sta emergendo da un sondaggio che la nostra testata ha lanciato in questi giorni, e noi abbiamo questo dato, cioè l'80% dei
degli insegnanti, ma anche l'80% delle famiglie, dice noi non siamo interessati a questo progetto. Che cosa ne pensi? Come lo leggi tu questo dato? È comprensibile, perché l'addizione scuola estiva è un'addizione impropria, perché se il piano per l'estate viene inteso come prolungamento di una tradizionale anno scolastico o un corso di recupero generalizzato, ma non può attirare nessuno. Ma giustamente il genitore dice: ma dopo tanti mesi di compressione, di ore davanti a un video nella didattica in presenza, eccetera, adesso vanno a chiudersi in un'aula scolastica mentre arriva, speriamo tutti, il bel tempo? No, e in effetti credo che anche i ragazzi e i giovani sarebbero molto lontani dal dire di sì a una cosa di questo genere. Ma se invece si dice e si spiega bene che in questo caso andare a scuola non è entrare in aula col libro, quaderno e l'interrogazione, ma è intanto il momento di ritrovarsi con i propri compagni che hai visto soltanto attraverso il video, con qualche insegnante, progettare insieme, secondo me questo è fondamentale, che dai più piccoli e ai più grandi gli alunni siano protagonisti della progettazione. Ultimissima battuta, ma la circolare, comunque qualunque giudizio si dia, insomma, però sta di fatto che apre una sfida importante per la scuola. Da questo punto di vista, tu che cosa pensi? La scuola sarà in grado di raccogliere e soprattutto di vincere questa sfida? Tu sei ottimista? Non lo so, diciamo che Proteo sarà tra quelli che questa responsabilità se la assumono volentieri, quella cioè di stare a fianco delle scuole che vorranno provarci, e quindi anche noi da parte nostra ci attrezzeremo per offrire sia un aiuto di tipo tecnico sia di tipo pedagogico, è la funzione di un'associazione professionale, perché siamo convinti che è molto importante che la scuola dia un segno su questa impresa, è molto importante. Se non lo farà, ci sarà un vuoto, e dentro quel vuoto si annidano molti rischi, anche pesanti per il futuro della scuola pubblica nel paese. Se invece la risposta sarà una risposta positiva, e ripeto, guarderò alla qualità più che alla quantità, se la risposta sarà positiva, avremmo posto una buona premessa, ma non solo. Avremo anche realizzato un laboratorio, questo sì, di tipo pedagogico-didattico, per realizzare esperienze da cui poi trarre anche qualche utile insegnamento per i prossimi mesi e per la ripartenza di settembre. Perché le nuove tecniche didattiche e i nuovi approcci pedagogici sono esiti di esperienze, di tentativi, di sforzi. Senza questo non si va avanti, quindi se i prossimi mesi saranno anche questa opportunità di laboratorio pedagogico, ne trarranno vantaggi tutti, innanzitutto i nostri ragazzi dai più piccoli ai più grandi, ma anche la scuola avrà modo di apprendere e di fare tesoro di queste esperienze. Bene, quindi non ci resta che fare gli auguri alle scuole che si stanno apprestando a lanciarci in questa sfida, in questa impresa, e auguri anche di buon lavoro alla tua associazione, ma anche a tutte le altre associazioni che si stanno preparando per aiutare le scuole in questo lavoro importante. No, importante queste considerazioni che facevi, che le facciamo all'indomani del 1° maggio, dove abbiamo sottolineato come questa volta non soltanto dobbiamo mettere in evidenza il bisogno di riconquistare il lavoro, perché la pandemia impone e imporrà un grave prezzo, ma questa forse per la prima volta il 1° maggio ci ha anche mandato un messaggio che dovremo ripensare il lavoro, cioè progettare un lavoro nuovo, diverso da quello che ci lasciamo alle spalle, un lavoro capace di riconciliare l'umanità con la natura, di riconciliare il lavoro con noi stessi, di un lavoro compatibile con le condizioni di sopravvivenza del pianeta, e quindi sicuramente di fronte a un lavoro che avrà bisogno di una nuova capacità inventiva da parte nostra. Ecco, è un messaggio che vale per la scuola,
ma vale per l'insieme del mondo del lavoro ed è un messaggio importante.